Cara Mina, sono felicissima per le tue nozze con Jonathan. Mi chiedo se anch'io avrò il tempo di sposare il mio amato Arthur. Ho solo 20 anni, lo so, ma la malattia sta prendendo il mio corpo. Le mie forze da qualche tempo cominciano a mancare. Purtroppo il mio caro dottore e amico Jack Seward non ha ancora capito quale sia il problema. Lui e il dottor Van Helsing si prendono cura di me da qualche giorno. Oggi mi sono guardata per la prima volta allo specchio da quando è iniziato tutto. La mia pelle è diventata bianca. Ho sentito Jack che la definiva colore del gesso. Riesco quasi a vedere attraverso essa le ossa della mia testa. Non vorrei farti preoccupare, mia cara amica, proprio in questo periodo che per te dovrebbe essere di estrema gioia. Ma è solo con te che voglio confidarmi, con te e con nessun altro. Ti racconto delle mie paure come se tu fossi qui, insieme a me. La sera ho paura a chiudere gli occhi per addormentarmi. Ho paura di cadere tra le braccia del sonnambulismo un'altra volta. Ricordi bene l'ultima volta cosa accadde, vero? Mi hai ritrovata sull'Heathcliff, seminuda, preda dei miei stessi sogni, ma che non definirei tali. Era tutto così reale, avevo voglia di andare lì, ecco tutto, senza saperne la ragione, perché qualcosa mi impauriva, ma non so cosa. La sera vorrei averti accanto perché tu ti prenda cura di me, come sempre fatto. In questi giorni, che la mia malattia sta peggiorando, di notte non sono solo i sogni a preoccuparmi. Sono sicura di aver sentito un battito d'ali, come di un grosso uccello fuori dalla finestra. La scorsa notte, invece, ho sentito l'urlato di un cane. Di sicuro doveva essere un grosso cane, forse erano 2 o 3. Non sono più sicura neanche delle cose che le mie orecchie sentono. Il dottor Van Helsing è sempre così gentile con me. Proprio qualche giorno fa mi ha portato un mazzo di fiori bianchi. Quando però ne ho sentito l'odore, ho capito che si trattava di comune aglio. All'inizio pensavo fosse uno scherzo di cattivo gusto. Invece il caro dottor Van Helsing mi ha detto che i fiori hanno poteri medicamentosi. E respirarne l'aroma fa parte del sistema di cura. Sarà per questo che ha cominciato a strofinare i fiori su tutte le tende, sulle coperte, sui mobili. Mi ha anche preparato una collana di fiori di aglio. Devo tenerla durante la notte. In effetti, da quando ha portato quei fiori, mi sento molto meglio, anche se sono ancora debole e seriamente preoccupata. I dottori sono preoccupati principalmente per le mie perdite di sangue, ma non riescono a capire da dove fuoriesca. Io penso di sapere benissimo dove vado a finire il mio sangue. È la creatura che viene a trovarmi di notte a prenderlo. È come se non avessi le forze per respingerlo, per allontanarlo da me. Ma forse sono io che non voglio farlo. Forse sono una sua preda, una preda con la voglia di mantenersi tra la vita e la morte. Mia cara Mina, non mi dilungherò ancora. Ti racconterò tutto quando tornerai a trovarmi. Spero che tu e il tuo amato Jonathan stiate bene. Non vedo l'ora di rivedervi e spero anche che la mia salute migliori prima del tuo arrivo. La tua, Chiusi, che ti vuol sempre tanto bene. Thank you.